Sono felicissimo di stare qua. Questo gruppo mi piace molto. C'era tanta voglia di fare bene. Finora non abbiamo esaudito i nostri desideri. Sappiamo che incontreremo Lombardia e Puglia, che non saranno sicuramente partite facili. Mi sentivo di vincere perché c'era pure un atteggiamento giusto negli spogliatoi. La 59esima edizione del Torneo delle Regioni ci ha visti impegnati con le rappresentative Under 15, Under 17, Under 19 e femminile. Nel primo giorno di gare, le ragazze di Mister Parisi non hanno giocato, mentre le altre tre selezioni sono scese in campo contro il Friuli Venezia Giulia. Durante la partenza con tutti i miei compagni mi è stato detto che sono il bomber, che devo fare gol. Infatti oggi è avvenuta la doppietta che ha portato la vittoria. Siamo molto coesi, un gruppo molto importante e ci aiutiamo a vicenda anche nei momenti più difficili. Infatti con la partita con il Friuli abbiamo avuto i primi momenti di difficoltà e tutti insieme, tutti compatti, ci siamo aiutati e siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Termina 2-0 per il Lazio la gara d'esordio per i classe 2008. 3-0 invece la vittoria del 2006, anche se ad inizio gara deve metterci del suo Coronas. Mi ero prefissato che se ci fosse stato un rigore, se avesse tirato un destro, avrebbe tirato ad aprire, quindi avrebbe tirato dall'altro lato. Se ci fosse stato un sinistro, avrebbe tirato pure lui ad aprire, quindi dal lato dove mi sono buttato. Cerco di non darmi troppe ali. Il ragazzo ha tirato un rigore non troppo buono proprio perché si è sentito insicuro dal fatto che io sono rimasto fermo fino all'ultimo. I 3 punti sono arrivati con una bella vittoria per 3-0 che ci porta sicuramente vantaggi dal punto di vista di differenza reti. Essendo che Stefano aveva messo una bella palla filtrante, portato palla, essendo io, appunto, che c'avevo spazio. E quando invece il difensore mi è uscito, ho notato che aveva più paura della traiettoria di passaggio. L'ho spinta ancora di più, mi sono messo avanti col corpo e poi uno contro uno col portiere ho semplicemente aperto il piattone. Ero convinto comunque di segnare. Pareggio amaro invece per gli Under 19, ma coincidenza vuole che anche il torneo di salvati inizi con un rigore parato. Alla fine è una parata, non è che ci pensi, è una cosa istintiva. Poi lì per lì ovviamente ci sta un po' di adrenalina, ma alla fine continui a giocare perché devi rimanere stabile. Un vantaggio 2-0 nel primo tempo, prendere 2 gol, soprattutto il secondo gol da parte loro. All'ultimo minuto di gioco c'è stata molta amarezza, soprattutto da parte di tutti, perché abbiamo dato davvero il cuore. E è stato bruttissimo, per essere sincero. Nelle 4 gare contro la Lombardia raccogliamo un solo punto. Gli Under 15 perdono una gara non priva di polemiche. Mi è dispiaciuto tanto perché non me l'aspettavo. Non era fuori gioco perché sono partito dopo, che tutti sono entrati dentro l'aria. Però c'era l'uomo avanti a me. Quindi non è fuori gioco. Dai, dai Lombardia! A parte gli arbitri, lasciamo perdere quella parte, diciamo. Sì, quello entra a gamba tesa sulla caviglia, non tocca palla, quindi sì, è fallo netto secondo me. Secondo l'arbitro no, sulla ripartenza, quindi abbiamo preso gol. Amareggiati più che altro, quasi derubati. La Lombardia è una buona squadra. Pure noi, però ce lo meritavamo noi la vittoria, mi è dispiaciuto per i miei compagni. Diciamo non è andata bene per certi episodi, però va bene così e domani diamo tutto. 0-0 in Under 17, mentre i 2005 sperano nella vittoria con il gol di Primasso. In tutte e due le mie partite il gol è sempre arrivato in un momento positivo. Nella prima con il gol siamo andati 2-0. E oggi vincevamo 1-0 con il mio gol. E perdere una partita non è mai bello, soprattutto 4-1. Un vantaggio 1-0, e solo che si è sentita proprio che loro erano più grandi, perché abbiamo fatto un tempo sicuramente molto importante. Noi siamo calati e loro hanno sempre mantenuto un ottimo livello, soprattutto con i cambi, perché entravano gente molto pronta. Neanche la Lombardia femminile fa sconti al Lazio. Purtroppo la partita non è andata delle migliori, però sapevamo che la Lombardia era una squadra
più pronta sicuramente e preparata. Accettiamo comunque esperienza e tutto serve. Sicuramente non è stato facile aspettare 2 giorni per poi fare una partita un po' da dentro fuori con una squadra molto forte come la Lombardia. Un pochino di delusione c'era perché siamo appunto fuori dal torneo, però siamo sempre qui per fare un'esperienza, quindi pensiamo alla partita di domani e a giocarla con serenità e divertirci. Il terzo giorno inizia con la goleada ai danni della Puglia Under 15, che permette ai ragazzi di Pesci di passare il turno tra le migliori seconde. Diciamo che la qualità che finora ci ha differenziato dagli altri è stata il gruppo. Siamo un gruppo coeso, tutti compatti, ci conosciamo bene, anche perché spesso ci incontriamo in campionato nonostante ci siano 3 gironi. E siamo un gruppo molto unito, sia fuori che dentro il campo. Janoschi dal dischetto stende gli under 17. Ancora una sconfitta pesante in under 19. Ma lasciano un po' di rammarico perché comunque andare in vantaggio tutte le partite, poi essere ribaltati tutte e 3 le partite è brutta come cosa, perché alla fine fai un primo tempo, tutti e 3 i primi tempi bellissimi. Poi arriva il secondo tempo carico e magari un episodio, uno sbaglio personale e regolano subito la partita. Comunque sono state 3 partite toste sotto il punto di vista soprattutto fisico. Secondo me quando poi siamo andati sul 2-1 ci siamo un po' spenti, magari anche data la stanchezza dei giorni prima e non siamo riusciti a recuperare. Però adesso torniamo a Roma e cerchiamo di dare il massimo tutti quei campionati che ancora devono finire. Rimontata, anche la femminile esce dal campo sconfitta. Contro i toscani, gli under 15 vanno sotto 2 volte e recuperano altrettante. Nel bene e nel male, a rendersi protagonista nel finale è Andrea Lobianco. Sì, era tosta perché è sempre una partita da fuori o dentro, però io mi sentivo di vincere perché c'era pure un atteggiamento giusto negli spogliatoi. Io sono sempre stato a disposizione del mister sia dal primo che all'ultimo minuto e appena il mister mi ha schierato in campo ho accolto subito la possibilità segnando. Sono molto felice perché poi sarà il mio primo gol del torneo, che mi dava fiducia, però a meno del risultato finale. Non è andata molto bene il rigore. Appena finita la partita ho detto mister, io vado per primo, perché mi sentivo di segnarlo, però non è andata bene. Sono molto felice del percorso che abbiamo fatto, ma a meno perché ci siamo fermati subito ai quarti finali e sapendo delle capacità nostre potevamo arrivare molto in fondo e vincere anche il torneo. La Calabria tiene botta, ma all'ultimo respiro i ragazzi di Iannone si guadagnano la semifinale. Inizialmente siamo entrati un po' sottotono, forse per la pressione di un quarto di finale, comunque era una partita da dentro fuori. E alla mia entrata il mister mi ha detto che comunque io ero l'uomo che poteva decidere la partita in qualsiasi momento e alla fine ha tirato il gol. E la punizione l'ha battuta Diab e è stata una bella punizione, diciamo, con la giusta potenza. L'ho vista, diciamo, sulla mia testa e gli ho dato, diciamo, una spinta e è caduta in porta. E per fortuna la traiettoria era quella giusta e la palla è arrivata in testa a Fiore che poi ha fatto un tocco molto molto strano. Infatti la palla, la traiettoria che aveva sembrava che usciva, invece alla fine entrava dentro. E ho visto la palla entrare e sono esploso di gioia. Domani affrontiamo il Piemonte, gioca in casa, diciamo, no? Quindi a questo vantaggio, ce la metteremo tutta e faremo una buona, un'ottima prestazione. Sinceramente mi aspetto di vincere, io mi aspetto sempre di vincere, cioè io mi aspetto che questo torneo noi vinciamo
non è solo questione di meritarcelo, noi abbiamo proprio tutte le carte in regola per vincerlo. I 2006 si presentano in semifinale con 0 gol subiti, merito anche della solidissima coppia difensiva Montebove-Sabatini. Sicuramente abbiamo un bellissimo rapporto, siamo stati compagni di stanza, l'ho conosciuto ai primi raduni, una coppia di difesa che si completa e questo ci ha aiutato molto. Beh, come ha detto pure Alessandro, il rapporto che c'è tra noi due è stato già dai primi raduni, dai primi incontri, un bellissimo rapporto. Mi ha fatto molto piacere stare con lui in camera durante il corso di questo torneo e poter conoscere meglio i suoi aspetti anche al di fuori appunto dell'ambito calcistico. Adesso sono, come ho già detto, deluso un po' da come è andata questa partita, però è una sconfitta che comunque ti segna, ti fa capire dove hai sbagliato, dove possono sbagliare comunque anche gli arbitri, quindi possono sbagliare appunto. Noi sapevamo che la partita di oggi era difficilissima perché avevamo tutto contro e non posso essere altro che fiero di aver fatto parte di questo gruppo di persone fantastiche, a partire dagli allenatori, dallo staff. Famosi un applauso a tutti insieme, dai! Qualcuno di voi ha detto è l'ultima, non è l'ultima, eh? Ci avete modo di andare a fare professionista, ci avete modo di fare la prossima rappresentativa. L'ultima di che? Oh, passate per questo brutto termine, l'ultima è per chi muore, eh? Rimettetevi in campo, regà, ci avete le finali adesso, pensate alle finali, poi si ricomincia un'altra volta. Ma diciamo un po' amareggiato, senz'altro speravamo insomma che sarebbe finita diversamente, ma però tutto sommato pensiamo di aver fatto un buon lavoro. È stata una settimana dove abbiamo potuto, come dire, conoscere in maniera più approfondita i ragazzi. Li avevamo apprezzati solo dal punto di vista tecnico, invece questa settimana, questi 10 giorni, insomma, ci hanno dato modo di conoscere anche degli ottimi ragazzi, educati, questo è un plauso alle loro famiglie. È stata senza dubbio l'esperienza più bella della mia vita fino adesso. È stata un'esperienza che mi ha dato tanto e che fa un po' male adesso ripensarci dall'inizio, proprio dall'inizio dei primi raduni. Questa settimana mi lascia un miscuglio di tante emozioni diverse, ma anche una consapevolezza di aver dato tutto me stesso. Ovviamente auguro a ognuno di loro di poter avere un futuro roseo in generale nella loro vita. Gli auguro di poter diventare dei professionisti, chi non dovesse farcela di continuare ad impegnarsi come ho visto fare in questa settimana, perché senz'altro potranno togliersi delle soddisfazioni anche da dilettante e magari poi fare altro nella vita, chiaramente. Perfetto. A posto. Grazie.